Bronte ha celebrato il Venerdì Santo come da tradizione. Dopo il Covid-19, grande emozione nel vedere circa 10.000 persone in strada a pregare, mentre i portatori hanno dato vita ad un giro cittadino particolarmente suggestivo. Alcuni dei fedeli hanno percorso la processione scalzi. La festa più partecipata che c'è a Bronte è questa. Noi ci ritroviamo con... Più di 10.000 persone che partecipano di ora fino a mezzanotte in questa processione un po' lunga, un po' lenta, che comunque è sicuramente coinvolgente. D'altro canto sappiamo che Pasqua non è una festa come tutte le altre, è una festa particolare che ci porta nella cristianità, nella sua essenza, con la morte e la resurrezione. E io credo che noi abbiamo tutti bisogno della resurrezione. Le persone queste cose le capiscono, partecipano, sono veramente devote. Io vedo che anche ieri pomeriggio, ieri sera ci sono state le chiese piene perché c'è stata già una visita ai sepolcri e i sepolcri sono qualcosa di importante. Grazie a voi e auguri a tutti coloro i quali ci possono ascoltare. Allora, che c'è una grande partecipazione è vero, di silenzio un po' di meno, perché forse ascoltiamo semplicemente i gridi di viva la misericordia di Dio, viva la bella madre addolorata. La gente esprime un po' la propria fede attraverso anche il gridare e non il silenzio. Forse il silenzio è fatto da quelle persone che camminano a piedi scalzi dietro i simulacri, o l'addolorato e il Cristo la colonna, che poi non è altro che il risultato di un voto, una devozione o di una grazia che stanno chiedendo alla Madre Maria Santissima. È una persona molto sentita, dopo 3 anni che non l'abbiamo fatta, quest'anno è stata fatta in maniera piena e quindi c'è molta più presenza e molto più partecipazione. Un suo messaggio in occasione di queste festività pasquali? Che la Pasqua del Signore possa rinnovare il nostro cuore e la nostra vita, che possiamo essere diversi sia dentro che anche fuori. Vivere l'esperienza del Venerdì Santo e anche vivere l'esperienza della croce, e quindi chiediamo veramente al Signore di essere diversi nel cuore e nella vita. E quindi auguri di una buona Pasqua a tutti. E chiamiamola ad una vociata! E con più bene i lavori ti ho fatti la chiamata! E chiamiamola con bello cuore! Ti aiuta! Viva la madre addolorata! Io sono stato 15 anni qui, quindi sono stato cittadino brontese, e possiamo dire che è il momento, il culmine per il paese, perché questa processione non è diffusa in tanti altri posti, ma questa è particolare. E quindi già per i brontesi cambiare, perché per ora il prete ha cambiato qualcosa, però la gente è contenta lo stesso perché... Sì, si partecipa. L'unica cosa è che non è una processione raccolta. Ecco, in altri posti c'è il silenzio, eccetera, e qui invece è così, è la festa, quindi già la Pasqua comincia il Venerdì Santo.